Ah, buonasera, Gangi. Ho bevuto una caraffa di sake. Quindi sono pronto a tutto. Ho bevuto una caraffa di sake e... Cari miei Gangi... Fellow Gangioneers, si direbbe nello spirito dell'arcade. Bentornati. Omar... Cosa fa una chitarra con l'Alzheimer? Si scorda. Almostale, welcome back. Mark Creeper, Gaspari Homil, Simo, Fabio, Rock, Saggio Sebastiano, JK1234, Crico, Steve33, Sols, Drag, Dian. Grazie. Comunque ragazzi, allora. Enter the Gungeon. Abbiamo sbloccato il Paradox. Ora, quello che io so che mi manca di fare è sconfiggere definitivamente il ratto. Lich è stato sconfitto e The Binding of Isaac ha l'unlock per personaggio, ma Enter the Gungeon mi sembra di no, a parte il passato. E il percorso del vecchio emblema, più l'indizio che mi avete dato voi e Viking dei nemici con il mantello da non uccidere. Esatto, la run del ratto non è tutto quello che offre. Esattamente. Finire con il paradosso non credo sblocchi niente perché non ha il passato. Ma lo sceglierò comunque. Ok? Lo sceglierò comunque. Solo che non sono del tutto... Anzi, no, ve lo chiedo. Ve lo chiedo genuinamente. Finire con il paradosso una run normale, sblocca qualcosa? Una run normale, sblocca roba? Perché non voglio spendere denaro altrimenti. Lo fa. Ok, è importante, va bene, non chiedo altro. Altra domanda. Assorbire il cosmo da terra. Come percorso non lo abbiamo completato, perché il piano era subito stato difficile e mi aveva bloccato. Devi arrivare al Lich. La run normale non è il Lich. Oh no. Io non sono pronto a uccidere il Lich, penso. L'ho sconfitto per miracolo divino. First try. Ah, ora lo è. Perché devo farmi prendere dalla mano. Perché è il cuore di mamma. Ho capito. Allora vi chiedo un'ultima cosa e partiamo. Vi ricordate
cosa serviva per sbloccare l'ultimo ascensore? Perché abbiamo pagato tutti i prezzi, tutti i costi li abbiamo investiti. Ora c'è un mini puzzle di un artefatto al terzo piano, giusto? Qualcosa del genere. Ah, ok. Ve lo siete fatto scappare. Va bene, va bene. Però l'avevo ottenuto, tra l'altro. Il perfect dal drago. Carino. Carina questa cosa. Io ho accettato. Ormai non siamo più nel blind, eh? Io, se faccio una domanda, potete rispondere, non sentitevi in colpa. Se qualcuno rivela troppo, mi dispiace, non deve farlo, ma siamo liberi. Ora siete i ragazzi dietro l'arcade. Mi state tifando dalle spalle. Per in spiaggia non spendere 200, 500 e poi 1000 lire. Bastardi. E poi 1 euro. E poi 2 euro. I gettoni. Merde. Comunque, ok. Via. No, quello del quarto piano l'ho preso come perfect. Ah, no, è vero, quello del quarto piano non è il drago, è il quinto. Ah, merda, è vero. Ok, Paradox, vado. Ferro rugginoso del Ringer. Ma sono casuali? Sono sequenziali? Che vuol dire? Che vuol dire? No, la cosa del topo è replicabile in qualunque momento vogliamo ormai. Ah, ti dato oggetti a caso, ma da una pool sequenziale. Quindi mi sono arrivati oggetti di merda e basta. Perché la The Ringer mi sembra solo scarsissima. Ah, ma fa malissimo sta cosa. Vale la pena usare sta? Che effetto speciale ha? Devo stare attento ai nemici con un mantello. Bomba glaciale, chiave. Quanto è bello questo videogioco. Giga 9803, Suromoshon. Squalo e Tiziano. Squalo e Tiziano. Squalo. Tiziano. Grazie del supporto. Questo equipaggiamento è maledetto. Mazza calibro 50. Munizioni infinite. Non rivela pareti segrete. Una mazza da baseball modificata per colpire proiettili anziché palle. Rispedisce i proiettili ai nemici con grande veemenza. Ma ha bisogno di un sacco di carica. Ah, si è rotto alla fine? Oh, volevo fare il piano extra. Beh, allora la provo. No, forse no. Allora, quelli blu li sfondiamo, ok? Quelli verdi no.
perché il verde è migliore del blu, ricordiamocelo. Proviamo. Oh merda. Ok. Non varrà quasi mai la pena con nemici normali, ma quando ne sparano tanti forse sì. Merda, ma è scomodissimo, devo abituarmici, altrimenti prenderò danni. Sono immune se resto fermo. Ah merda, è forte però se la usi bene, molto forte se la usi bene. E fa danno anche melee normale? Peccato che non possa scoprire le pareti nascoste. Ah merda, lo fa anche in delay. I danni che fai in melee. Ah, però è facile prendere danni, eh. È molto facile prendere danni. E quest'arma fa schifo comunque. Sono diventato opri, è vero? Non credo che farò perfect qua se provo a usare la mazza, eh? Oddio, con lui forse un po' sì. Comodo, ma Ma si interrompe! Ha rotto il flow!
che figata! Fatto anche no damage. Gli interrompi le mosse. Fa volare chi le impugna, ma scoppia quando subisci danni. Può essere nuovamente gonfiata con una scatola di munizioni. Cosa? Sto volando? Sto effettivamente volando in questo momento. Ehi, carico un po' di pacchi e parto. Proiettile, tavolo portatile, pistola automatica. Questo è letteralmente, è proprio Metal Gear comunque. Però non cammino più. Sì, volo con sta affare, quindi non posso... io non conosco questi oggetti, proiettili. Ah, è uno spararmi, è vero, se me lo ricordo, non lo voglio. Devo imparare a memoria gli oggetti. Devo farlo. Devo farlo. E... il fuoco si potrà spegnere col il tornado? No, non mi servono chiavi e soldi per dopo. Non più, finalmente. Allora. No, no, segreti da wiki potete dirmeli se sono proprio eccentrici, nel senso che se un videogiocatore anche acuto e completista magari avrebbe seri problemi a poter interagire con una feature, ci sta. Ma volo o no, ragazzi? Cioè... con sto affare posso andare sopra le spine o no? Sto volando o no? Sto volando. Volo. Sto letteralmente volando. Che figata! Come ricarica? Occhio, è qua. Non è come pensavo. Ho perso le difese. Allora, ho tutte armi eccentriche che non mi fanno giocare a Enter the Gungeon, ma a un altro gioco. Il che, come in Isaac, è un vero incubo. Devo... cioè, non posso utilizzare la mia expertise classica. Ma se faccio questo slancio si incazza? Sì, ok, per lui è un proiettile. No, non mi interessa il denaro. Mi interessano difese e cuori. Ok. Thank you.
Anche homing, eh? Ora devo curarmi. E devo abituarmi a usare la mazza da baseball solo in alcuni casi. Devo vendere un sacco di armi. Oh, lo Stinger di Metal Gear. Originariamente utilizzato per abbattere fastidiosi velivoli, lo Stinger è ben preso, diventato l'arma perfetta per i cancionisti dalla pessima mira. Ok, vediamo che succede. Sembra forte. Sembra molto forte. A questo punto voglio provare il boss con lo Stinger. Quanto farà male lo Stinger come farà. Allora, ok, molto male. Anche con un proiettile. Beh, sicuramente è più sicuro di prenderlo. Però magari fa dot la. Secondo me. Dai, ci provo. Oh merda, di nuovo. Preferisco il no damage che un bossolo. Scusa? Blaster infernale. Usato anni fa in tutte le periferie del Gungeon. Ok. Fatemela un po' provare. Mi sento per niente a mio agio in questa run. Ora mi sento già molto meglio. Magari esplode. Ok. E dai, non darmi solo roba inutilizzabile. Premiami! Aspettate, magari c'è un. Necessito e merito un premio. Sono giornate dure. Allora. Ok. Ma non ce ne sono due di stanze segrete? Solo una?
figlio di... non li ho. Stronzo. Sì, devo fare il best pureia, ma finisce male se continuo così. Perché non ho armi game breaking qua. Ho cose modeste, comode, fragili, eccentriche, ma non qualcosa che mi faccia dire adesso posso giocare. No, è un ok, doable. Se può fa, sopravvivo, si può giocare, portiamo a casa qualcosa. Lo Stinger per i boss è ottimo, mi trovi d'accordo, però è anche molto spaventosamente pari a un'arma veloce che fa tanto danno. Cioè, alla fine non ha un fire rate abbastanza alto da farmi dire merda, fa proprio tanti danni. No, fa il danno giusto, perché alla fine un'altra arma che spara 5-6 volte più veloce, merda, mi fa paurissima questo. Mi ha colpito! Merda. Me la stavo cavando così bene. Ma lo Stinger perché non mirava automaticamente? Ci sono rimasto molto male di questa cosa. Ora giocherò senza paura, ovviamente. Andrà meglio, però... Non fa danno proprio. Porca miseria. Ci sono rimasto male. Contro Lich mi sarebbe servito. Che palle, solo armi. Non sto avendo niente che mi aiuti a sopravvivere. Niente. Questo cos'è? Trasforma in base al livello. Quest'arma è stata forgiata usando un'avanzata lega morfo-mnemonica. Se sposta diversi stimoli ambientali, reagisce con i sali presenti nei corpi dei cangionisti e si trasforma in un'arma adatta al luogo in cui si trova. Ah, figo. E le munizioni eccelse. Ah, sinergizza con... Ah, sì. Normalmente non rivolgerei neanche la parola a persone che ritengono inferiori. Figuriamoci a quelle che ritengono inferiori. Tuttavia suppongo che in questa circostanza deve fare un'eccezione. Ti ringrazio per avermi moderatamente aiutata. Tu chi sei? I boss droppano un'arma al 100% se non prendi di prima un'altra durante il piano. Ah. Inoltre le due casse che trovi sono sempre un'arma e un oggetto. Le due casse che trovi dove? Le due casse che trovi. In che senso? Dove le trovi? Lei è molto interessante, sarà un personaggio importante del dungeon. Sei veramente stronzo. Perché questo sembra facile? No, perché c'è un inganno. C'è un mega inganno. Infatti c'è un inganno. Esatto, l'inganno è questo. Merda.
Devo farlo a rimbalzo in realtà. Ho fatto cagare. Oh, che palle! Ma non gioco più! Ora capite perché nelle mie run rompo sempre gli scrigni? Preferisco rompere gli scrigni e avere la speranza di ottenere qualcosa di eccentrico, piuttosto che riempirmi l'intero gioco di qualcosa che mi rende giocare più difficile. Cioè, perché giocare a Enter the Gungeon con 9 armi e incasinarsi, prendere danni, non capire quali munizioni usare, non avere nessuna efficacia in combat, quando puoi giocartela con le armi poche, semplici, e ti tieni solo quelle efficaci? Cioè, basta, non raccogliamo le armi. Non esiste che ho rotto gli scrigni con i passivi. Gli scrigni sono randomici, a quanto ho capito. Gli scrigni sono randomici. Cioè, ci saranno passivi deboli e passivi forti. Se apri gli scrigni schiappa, troverai passivi schiappa. Il gioco sarà quello, no? No. I passivi non esistono su scrigni che non sono azzurri? Questa è un'informazione arcade che non potevo neanche vagamente immaginare. Ah, non esistono passivi forti e passivi schiappa. Sono tutti nella stessa categoria e pool. E come potevo immaginarla questa cosa? In ogni piano ci sono 2 chest, in una c'è l'arma e nell'altra i passivi. Questa è una cosa inimmaginabile se non fai data mining o mille run, aprendo sempre tutto. Cioè, è una scoperta tecnica che completamente trascende ogni istinto. Quindi non è RNG. Cambia completamente per sempre il modo in cui giocherò. È figa. È... Ok. Ok, ragazzi. Ma questa arma non dovrebbe essere fortissima? Che cambia in base al piano? Ah, ecco perché. Perché non è quello che sembra, no? Ma scusate, pensavo che sarebbe stata fortissima quell'arma nel piano. Ero convinto che sarebbe stata fortissima. A schermo di sti piani. Il fatto è che ho pochissimi HP. È come non averne. I perfect non stanno avendo. Beh, non li ho valorizzati, ecco. Cosa cazzo sto guardando? Che è successo? Stanno venendo tutti maledetti. Decisamente lui. Peccato che uccidendo i nemici maledetti non ottieni forse... No, forse più soldi? Può essere? Ma quindi se hanno l'icona sulla testa la maledizione è artificiale. Non capito. Chiaro, chiaro, chiaro. Ah. Beh. Un po' tardi.
Se cambia la RAM. Qualcosa che mi ricura, che mi dà HP. Un'altra arma. Disintegratore. Mi piace il nome però, eh. Spara un raggio che disgrega la materia in particelle più piccole. Il raggio disintegratore è vietato su quasi tutti i pianeti con una qualche forma di governo e temuto da tutti gli esseri costituiti prevalentemente di materia. È legale solo in due luoghi, il Gungeon e le strutture di riciclaggio di rifiuti di Popolon Quinto. L'avevo trovato! Ma questo farà malissimo il boss! No! Ma non mi spara! Non mi dà il tempo di sparare! Sono finito. Amici, non è come doveva andare. Che cazzo di arma di merda! Che merda questa run! Non ho avuto una fortuna! Sono sopravvissuto per mera skill e poi ho usato male le armi. Dicevamo. Questa è quella del Marine. Questa è la lettera R. E questa ricicla le munizioni utilizzate da un armorto caduto. Ricicla le munizioni utilizzate da un armorto caduto. Come fa? Cosa significa? In che senso? Munizioni si uccide a volte. Quindi abbiamo delle possibilità di droppare munizioni uccidendo non morti. Molto specifica e interessante. Allora, abbiamo scoperto qualcosa di importantissimo. Enter the Gungeon, a differenza di The Binding of Isaac, che è completamente sullo spettro opposto di questa filosofia, non ha RNG nel tipo di oggetto che contiene una cesta. La casualità è solo su quale di due chest contiene un'arma. Quale? Delle due altre, invece, un oggetto. E io stavo leggendo la chat per vedere se stavo dicendo cose giuste. E non ho guardato i proiettili. Niente di grave. Finché non siamo dentro una boss fight, va tutto bene. Quindi, questo ci mette su una prospettiva di partita e di strategia. E di gameplay completamente diverso e diversi. Cambia tutto, cambia ogni cosa. E puoi forzare ad avere un'arma se fai prima il boss. No, in che senso? Perché? Se faccio prima il boss, è scontata un'arma. E come influenza gli scrigni? Perché dovrebbe influenzare gli scrigni? Perché trovi un'arma a piano. Oh. Solo un'arma a piano. Beh, non è vero, avevamo moltissime armi nell'altra run. Ci sono delle regole. Un'arma a piano negli scrigni obbligatori, forse. Ma se io non ho ancora raccolto un'arma, i due scrigni diventano almeno due, cioè diventano tutti passivi? Se non apri chest, è assicurata l'arma. Non influenza gli scrigni, ma il boss. Dipende da cosa vuoi. Quindi se i due scrigni sono arma e oggetto, attivo o passivo, se sconfiggo il boss ottengo un'arma al 100%, ma negli scrigni il contenuto non cambia. Ho capito. Influenza solo il boss.
È molto importante all'interno dei roguelite, che possono creare facile frustrazione in un giocatore, ma sappiamo che in Enter the Gungeon ho dimostrato buona abilità, quindi devo leggere fra le righe. È molto importante apprendere le regole del sistema senza pensare troppo a sfortuna o a colpa di difficoltà artificiali dove non ci sono. Enter the Gungeon, lo sapete, l'unica cosa che ritengo abbia poco chiara e poco onesta è avere tanto caos a schermo in ambienti dove gli sprite possono danneggiarti. Quella è l'unica cosa che sconfinterà poco il mio punto di vista. È l'unica cosa. Per il resto è uno dei videogiochi più acutamente equilibrati nella difficoltà alta che abbia mai visto. Quindi, insomma, not bad. E questo è un oggetto. Oh, è un'arma. L'alveare? Spara api. Oh, sembra figa sta cosa. Sono le armi homing, giusto? La domanda che mi faccio da videogiocatore è... Allora... Le api sono un dot che aumenta all'infinito o c'è un numero massimo di api da sparare ove l'andare oltre diventa inutile e conviene cambiare arma e cominciare a sparare proiettili normali? E quindi questo è un oggetto. Ecco come, vedete, è super interessante equilibrare un gioco come Enter the Gungeon. Perché io ero pronto a dire che trovavo criticabile come conoscere il gioco in realtà cambiasse l'esperienza in modo castrativo. Cosa voglio dire? Che tu togli del tutto gli scrigni più deboli, perché impari che il loro valore è minore e che devi stare attento a creare la statistica cool utilizzando gli oggetti giusti che raramente potresti trovare in un ambiente di scrigno azzurro o blu. E invece non è vero. Sia l'ultima cosa che ho detto può essere confutata dall'esperienza, perché ci saranno alcuni oggetti e armi di basso livello, di vecchie pool, di basse, di piccole pool di iniziali, che aumentano poco la coolness e possono creare un'ottima build, ma questa è una cosa che non posso sapere. Ma soprattutto, se gli scrigni dividono il loro contenuto in arma e passivo o attivo, ecco che anche lo scrigno meno raro assume un'importanza che non ti potresti aspettare. Questa è una cosa bellissima per Enter the Gungeon, ed è un plus pazzesco in ambito critico recensivo. Poi bisogna andare più a fondo, ma ci siamo capiti, no? Contatto non me lo sono sentito meritato, ma in effetti mi sono mosso io sul nemico. Ehi, addirittura. Vabbè, che la nera era più avanzata, però. Io non volevo comprare quella cosa. Io non volevo comprare quella cosa. Ma sono contento, vediamo un po'. Azzera i danni da caduta, ma ha un costo. Anche gli avventurieri più abili commettono degli errori. Cadere in un fosso è forse l'errore più seccante. Questo amuleto viene fornito ad un prezzo scontatissimo da Lord Fosso, Avatar dei Baratri, o no? Cosa vuol dire? Valigetta di contanti, avarizia. C'erano 2 lire dentro. Tutto il dolore, la sofferenza, il sacrificio personale, tutte le menzogne, l'odio, il tradimento e la vendetta. Ne basta davvero la pena? Sì.
Va bene. Va bene. Ok, d'accordo. Ah, abbiamo 255 monete. Ma siamo pieni di soldi. Ok, è il momento di... è il momento di prendere la chiave roditrice. Direi. Ok. Solo che mi servono munizioni, eh? Altrimenti non potremo andare dal ratto. Sì, tengo i blank. Subito danni! Mi ci sono anche impegnato! Era boss fight. Ok, però con la boss fight io non posso. Merda. Io non posso. Okay. Non posso utilizzare le... Non ho di meglio. Oddio, un nemico. Ma spawnano nemici a caso. Vabbè, non serviva fare il boss se non prendo l'HP in più. Mi sono anche comprato i bullet. Che pippa. Vabbè, ho fallito. Però dai, che inculata.
Non mi ricordavo che spawnasse così tanti nemici a caso, che fosse così resistente. Ora che non ho più paura, giocherò in maniera completamente diversa. Come al solito. Che mi frega ormai, ho preso danno. È proprio perché ho preso danno che adesso diventerò più bravo e non prenderò più danni. Ma ne fanno un botto! Non mi ricordavo che fosse successo così spesso in passato. Ah. Io non ho preso... non ho usato l'ape perché penso che non ci sia tempo per i proiettili sotto, no? Non mi ricordo... non so nulla del piatto... del piatto, del piano, del... Peccato. È un, beh sì, è un boss molto incasinato questo purtroppo. Costruito dal ratto arraffatore che vince facilmente nelle risse. Questo quanto la box è stato modificato in modo da saltare fuori in maniera divertente. Beh, è stato uno spreco, ma... ci sta, ci sta. Però... devo guardare i messaggi, no? E dove si vedono? Nemici... nei passivi oggetti. Scheda elettorale... sono tutti in fila. Raffica. Formaggio. Eccoli. Quindi, allora. Quindi è questo. 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 Ok. Sono pronto. Minchia, leggo il primo commento di un ragazzo che si è preso gli appunti e sono già sbagliati. Diciamo che li prendo... Dooms, faccio io. Faccio io. Ho letto il tuo primo commento, già mi confondevi. Hai sbagliato. Non è su sinistra. È su destra. È su... questa è la destra. Faccio io. Faccio io. Faccio io. Ti preoccupa. Allora. Allora. Quindi, su.
devo uccidere qualcosa che non vedo. Ah, qui non posso. Devo andarmene e basta. Non dovrebbe despawnare sta cosa. Vabbè. Porca. Che cazzo di... Porca miseria. Ok. Oh no. Non muore niente. Sono messo malissimo. Oddio. Che devi fare qua? E ho capito, c'è un limite alla mobilità in un gioco. Ah, grazie, gentilissimo. Stronzi. Allora, ah, allora potevo farlo il boss. Vabbè, non importa. Prendo, allora, mi carico le munizioni dell'ascia. Sì. No, forse del cannone t-shirt. Ecco, come faccio a sapere se fa più danni il cannone t-shirt o l'ascia? Non me lo dice nessuno. E nulla me lo può far capire, salvo un test incredibile. Quindi... il cane di shirt fa cagare, ok. Faccio questo. Faccio questo. Pronti. Ok. Ok. Sono pronto. Sono pronto e stavolta non so che succederà perché... non siamo in due.
capisco cosa vuole da me sto boss. Mi dispiace, amici. È tutto unico per me, è tutto diverso. Ora ho capito a cosa servono gli laser rossi. Il fatto è che non si capisce dai laser quando spara due volte e quando una. Quindi purtroppo non dovevamo fare il ratto stasera, perché stiamo buttando la serata, più o meno, nel senso che... perché farlo col Paradox? È stupido, è sciocco, è inutile. È uno spreco di denaro che però in realtà fai ogni run, quindi cambia poco. Sì, dai. Bellissimo, per carità, però è stato sciocco perderci tempo. Fighissimo. Che bello. Tra l'altro attacco che non ha mai fatto prima. Allora, facciamoci un'ultima run. Perché è molto sciocco sta cosa. È molto stupido da parte nostra perdere tempo a fare il ratto. Una stronzata. L'abbiamo fatto solo perché abbiamo trovato il denaro, tra l'altro. Allora. Paradox. Ricordiamoci le informazioni che abbiamo scoperto. Armi iniziali casuali. In questo caso, canaglia special. Uno dei personaggi base a questa, forse il fuggitivo, il pilota. Questo strano artefatto spara una potentissima scarica di energia lunare che avanza con grande lentezza, ma non può essere fermata. Quindi forse anche... Ok, ci ho azzeccato. Quindi è l'arma più inutile del gioco, perché è debolissima. Aveva una funzione legata più alla fortuna che altro. E un'altra arma abbastanza poco interessante. Come al solito, la mia fortuna in questo genere è abbastanza iconica. Ma sappiamo che ogni piano non ha screen RNG. Ogni piano ha uno screen con un'arma e uno screen con un oggetto. Questo implica che in fase anche di recensione e di analisi, il linguaggio di Enter the Gungeon è di un equilibrio molto più acuto di quanto non si potesse sembrare, perché anche gli screen blu, che tenderesti a rompere comunque se non sai questa informazione, nascondono una funzione utile e definitiva nell'equilibrio delle cose. Mancano due Guardianator e... andiamo. Ma abbiamo salvato un NPC che a questo punto possiamo trovare qui. La nostra signora non ha molta pazienza. Ricevi la tua benedizione e vattene. Ma non fare movimenti strani, infima creatura. Cerchi una benedizione? Sì. Che la grande arma sia con te. Goditi il momento. Una volta ricevuta la benedizione, le tue azioni prenderanno una piega imprevedibile. Ora congelati. E non posso passare di qui? Allontanati. Quali azioni? Il mio obiettivo è andare in fondo al Gungeon. Niente di particolarmente complesso. E non voglio fare una sorta di giuramento contro questa creatura, perché... ma non ho più. Perché non ho più la... cosa? Perché non ho più l'arma randomica? Queste munizioni fatte a mano sono incredibilmente maneggevoli. Al punto che è possibile caricarne una anche durante la normale rotoschivata. Il segreto sta nel fatto che questi proiettili sono reversibili. Edwin, infatti, invecchiando, si era stancato di dover sempre caricare i proiettili al verso giusto. Mi ha benedetto. Quest'arma è tremenda. Tremenda.
Oh fuck. Devo prendere delle decisioni strategiche qua, eh? Sapendo che ho fatto scelte strane e coraggiose, esplorative. Ah, così? Amici? Beh, per quel che vale, non cambia niente. No! Maledette armi casuali, colpa mia. Contro uno dei boss più facili. Volevo prendere l'HP in più per Leech. Come faccio adesso? L'ho combattuta solo per avere l'HP in più. L'HP in più. Non capisco perché mi ha fatto un percorso di proiettili così strano. Vedete, sono sempre lineari. Perché stavolta non è stato lineare? Perché ho girato verso... in senso antiorario? Ma adesso non ne vale più la pena. Proiettili rimbalzanti, fico. Potevo usare un obliteratore, ma è un boss così facile che non pensavo servisse. Ora con un HP in meno come farò? Non ho fiducia di fare quei boss senza tutti gli HP possibili. E il secondo piano è l'unico piano in cui ho costanza nel poter fare no damage, perché dopo è un'altra cosa. Bella l'opzione di avere comunque armi casuali durante una run, divertente. Peccato che non diventi più forte man mano che sei più bravo, però vabbè. A me piace sempre il risk and reward in un videogioco, quindi... I proiettili rimbalzanti sono una bella feature. Era proprio necessario avere un boss casuale già sconfitto dopo che non ho fatto no damage il boss base.
perdendo difese preziose e cuori che non mi, ottenendo cuori che non mi servono a niente. Però ho preso un po' di denaro. Cosa sei tu? È un D20! Grazie per aver sbloccato la porta. Credevo fosse il mio ultimo tiro. Mi chiamo Daisuke e sono un seguace del grande Ikos Hydrax. Cercami al varco se vuoi movimentare un po' la tua avventura. A più tardi! Configurante del lamento. Proiettili ombra, doppio colpo. Spara proiettili aggiuntivi. Si nascondono nell'ombra di altri proiettili aspettando il momento giusto per colpire. Figo. Anche se ho preso troppi danni e non ho minimamente potuto accumulare HP in questo piano, cosa che mi rende un fallito. Un perdente, una merda. Tutti morti malissimo. Grazie Santa Luce, ora vi ringrazio anche a 1-1, Stronzo anche. Obliteratore e danno preso comunque. A cosa servono sti affari? Perché giustamente l'RNG doveva darmi l'arma lenta, giusto? Gesù, che fastidio quando la sfortuna è ciò che governa ciò che fai. Classico, c'è cioè un oggetto nel dungeon, ok. Questo gioco è un po' di via per il culo. Questo fa bene, eh. Salve. Sì, non so qual è la sfida, ma la faccio volentieri. Spiegami cos'è la sfida. Cosa vuol dire? Non posso sparare? Non capisco cosa vuoi da me. Perché non posso sparare? Ma spiegamela la sfida! Va bene. Non ti ne ammaliare. Vabbè. Ok. Non capisco cosa voleva da me. Forse devo sparare soltanto nel cerchio, o no? Guarda che c'è. Eh sì, ha fatto il minion, ma io avrei voluto capire. Ok, sparare solo nei cerchi era l'unica cosa che potevo intuire. Ma non me l'hanno spiegato. Erano anche a parte dei riquadri griglie d'auto a destra, che potevano essere forse le regole da seguire nella sfida, ma... Well, tell me.
no, era un'arma. Non è bella la benedizione, è noiosa. Dovrebbe toglierti le armi dagli scrigni. Io faccio i flash alla... dal frame e via. Forse più non prendi danno, più guadagni dalle stanze. Ah, ma siamo al quinto piano? Non lo ricordavo. Questo è il quinto piano? Quello che penso io è il BFG 9000, è il BFG 9000, grosso uccisore di nemici. Dai, è il BFG, che bello. Peccato che peccato che non potrò usarlo. Se me lo cambia. Che cos'è sta roba, amici? Cosa sto usando? Ma cambia tantissimo questo boss. Fatto apposta. Come potevo immaginarmi che usava subito i coltelli, sto figlio di puttana. Ho preso danni! Non dovevo prendere danni! No, di nuovo i coltelli. Li odio, i coltelli mi rompono la boss fight. Ma si ferma mentre beve sto figlio di puttana! Va tutto male stasera. Tutto quello che mi sembra logico in realtà non lo è più. Cioè anche la cura ti ferma in loco? Ragazzi, ma come lo faccio invece? Dai, che... niente. Facciamo finta che ste run non sono mai... stasera non abbiamo fatto run, ragazzi. Perché rispetto a prima, adesso ha cambiato arma ogni 3 secondi? C'è anche un damage output che non può superare. Le armi lente. Io mi demoralizzo così. Come faccio a pensare di fare con armi casuali una cosa per la quale... vabbè. Sentito. Staranno non conta.
stasera non conta in generale, tutta la serata. Ma che we can do this? Non è possibile. È un boss che non conosco, non ricordo neanche un moveset. Sono sopravvissuto per pura skill manuale e un po' di fortuna. Non c'è niente che si possa fare, ragazzi. Niente. Non si può fare niente. Vabbè, dai, è andata male, ci sta. Però abbiamo importato, cioè abbiamo appreso cose estremamente importanti dell'esperienza. E ora so delle regole che non mi sarei mai immaginato di trovare in Enter the Gungeon. E questo ci permetterà la prossima volta di essere meno rotti. Creature orrende. Non ho visto niente, lo schermo era pieno delle mie strane cose che sparavo. Ma cosa sono sti proiettili? È troppo caotico lo schermo! Tutto rimbalza, tutti i colori, cose che non arrivano, non si capisce da dove. I proiettili del mio minion, i proiettili dei nemici, i miei che rimbalzano, le armi che cambiano. C'è un limite alla percezione umana, proprio cognitiva, dei sensi. Vorrei sparare meno. È l'unica. Non si capisce niente, amici. Non si capisce niente. Non dovrei star continuando a giocare, ma sono molto onorevole, lo sapete. Pensavo che fosse... che scomparissero i proiettili del nemico morto, sono un incredibile. Vi sto leggendo perché ormai la partita è finita. E preferisco stare un po' a vedere le vostre reazioni perché tanto ormai... proiettili fanno... I piani di Isaac non si possono paragonare a sti cose comunque, eh? Non si può.
Io in focus posso fare il possibile, ma c'è un limite, cazzo. C'è un limite. Cioè, il focus finisce, una certa. Che mi ha dato? Evita i danni da fuoco. È Meat Boy, sì. E rimbalza di suo senza passivo. E ho anche una HP qui. Wow. E perfora i nemici? Ma che cazzo? Come mai l'arma base non è un revolver da 2 soldi? Ma no, è un revolver da 2 soldi, allora perché è così colorato? Molto strano. Ma non vai in combo perché non c'è la linea azzurra. Non c'era la linea azzurra della sinergia, no. Sono molto confuso. Molto. Solo che dobbiamo stare attenti, perché questa è la classica arma che può fortemente confondere l'occhio del giocatore, eh? Molto. Grazie al supporto, ragazzi. Sono così felice che premiate la mia venacia. Sono stato molto lungimirante. Lui mi ha spawnato addosso praticamente, questo mi ha danneggiato. Cambia poco. Oh! Vedere dove sto andando è molto complicato. Ma è molto difficile vedere dove vado. Crediti egemonici. In questo modo sappiamo che ho ottenuto un'arma automaticamente, perché altrimenti avrei dovuto trovare molti bacchetta. Triplice raffica magica. Vista la sua scarsa affidabilità nel gancio, la magia si è evoluta nell'armagia. Sul punto di rimanere a secco di munizioni, un ingegnoso armago ha pensato di fissare insieme diverse bacchette magiche per ottenere qualcosa di rudimentalmente simile all'arma da fuoco. E va, perché ha le munizioni, cazzi di merda. Oddio! La metamorfosi! Funesta! Ah, non ho preso il... Oh! Che carino!
il negozio. Polpetta, non lo so. Ammo. Non lo so. La polpetta è OP? Come può essere OP la polpetta? Cosa fa la polpetta? L'avevo già presa la polpetta. Come ho già preso la polpetta? Perché gli oggetti di Enter the Gungeon sono così poco intelligibili per me? Rotola di salute. No, non l'ho mai presa la polpetta, nativo. Rigenera una piccola quantità. Aumenta i danni inflitti finché non vieni ferito. Ah, what? È molto figa sta cosa. L'ho preso in passato? Se la uso adesso? Ah, ma è usa e getta! What? È usa e getta! È pericolosissima questa cosa! Ah, uno dei primissimi episodi, ecco perché. Scusate, ma lo scudo di pugnali è fighissimo. Molto bella sta cosa degli effetti, però. Scusate, ma l'arma, cioè l'oggetto dello scudo di coltelli non è buono? Non era una difesa eterna? Il distintivo cos'è che fa? Ah, ma non ho i soldi per il distintivo, non me ne faccio niente. No, Isaac è molto più complesso di Enter the Gungeon, però Enter the Gungeon ha un gameplay più verticale. Ah, ti dà un minimo distintivo. Non ho i soldi, ragazzi, non posso farli. Basta, ho deciso anche senza consiglio vostro. Voglio lo scudo. Dai, è figa sta cosa. Perché lanciavo i chiodi prima? Che è successo? Mi ha destabilizzato sta cosa. Faccio veramente male finché non vengo colpito, E succederà. Perché c'è il boss qua? Non è il vero boss. È lì.
Lo so che poteva essere addio Volpetta, lo so benissimo. Devo caricarlo perché si scarica. Stronzi. Non ha le... Non ha... C'è un baule nero, ma... Ragazzi, io... Io dovrei prendere le munizioni, non... C'erano delle munizioni qui? Cosa? How? Davvero? Come ho fatto a non vederle? Stavo cercando. Io sono andato nel negozio per cercare le munizioni. Affanculo. Vabbè, d'altronde è la quarta ora di live. Mi rendo conto che. E niente, allora devo rischiarmela. E niente, va, me la rischio. Verdi. Sia maledetto il suo destino. Ah, ok, si trasforma anche lei. Un'altra arma, un passivo. Pistola AU, necessita montare. Leggende parlano di un'arma in grado di uccidere qualsiasi cosa con un colpo solo. Quest'arma non raggiunge quei livelli, ma ci va incredibilmente vicino, sì. Ah. Ok, non la userò mai, a 21 proiettili. Sto bene così, amici. Sto bene così. Mi accontento molto volentieri. La Golden Gun di GoldenEye. E certo che l'ho avuto sui boss.
certo che la uso sul boss. Cioè, l'idea è quella, solo che devo arrivarci è il boss con... con la... la polpetta, ecco. Altrimenti... non smetterà mai di fare ridere questa cosa. Pericolosissimo questo. Che cazzo l'ha visto? Ma sei tartaro che fanno qualcosa. Fanculo! Che inganno di merda! L'arma che cambia proiettile fa meno danno e calcoli male i danni perché ti esplode la granata in faccia, vabbè, e ti fa esplodere. E niente, la Golden Gun non mi interessa più ormai. Non me ne potrebbe fregare di meno. È un'arma come le altre. Non ho più interesse. A me piace il min-maxing e questo non lo è più. Ora mi sento in un ambiente normale e mediocre. Basta, è andato. Ho perso interesse. Me la sono giocata in no damage fino ad ora. Adesso si gioca per vincere, ma meh. Non c'è più quell'energia, quel brivido, quel cuore. Mai. È andata, è andata. It's dead, Jim. Eccolo. Un altro genio nemico. Fa male, fa male. Col doppio danno avrebbe fatto di più. E avrei preferito di più. Lamentarti di sto danno è follia. E non lo dovrebbe fare nessun essere umano senziente. Anche se questo è uno dei boss che mi piace di meno, perché è molto incasinato. Pecca di questo. Urarmactus, 1000 aghi, che cita ovviamente. Pochi danni, ottima cadenza di fuoco, molte spine. In tutto il Gungeon ci si può imbattere in ciò che rimane di Armactus, anche se nessuno sa esattamente quale sia la loro origine. Forse provengono da un livello non ancora scoperto. In ogni caso, la loro stabilente quantità di aghi è il sogno di ogni gungeonista. Carino. Qui c'è da esplorare tutto, ovviamente. Sì, non ho visto quanti dollari, cioè non ho capito perché ho visto così tanti dollari. Forse perché sono tre no damage di seguito? Boh, può essere. Può essere quello. Ah, è vero, sono pochi danni! Però è per questo che la useremo nel danno. A pro e contro, comunque avere i tasti pressabili anche dai proiettili, giustamente. Stai attento, ma...
bene in meglio. Ah, e potenzia la tartaruga. Ok. Giustamente. E poi ho questo che si energizza con i minion, quindi a ogni uccisione migliora progressivamente l'arma equipaggiata? Ma come? Sta cosa è figa! È una cosa che piace a me! Ma... e posso cambiare arma o no? Posso cambiare arma o no? No? Ah, ho cambi arma. Ah, ok, ho cambi arma. No, se la vuoi tenere potenziata. Ok. Vediamo il cactus allora. Potenziare quest'arma non è che darà tantissimo, visto che... Ah, 2% ogni kill, max 150% o 75 kill, certo. Infatti il 2% di sta roba ovviamente è abbastanza basso. Oh mio Dio, guardali che carine! Come sparano! Oddio! Quel che vale. Oh no. Non ho... oh no. Non posso liberare l'NPC. E non posso liberare l'NPC. E niente. Si attacca al cazzo. È finita. Non posso fare niente. Livello 4. La chiave bestia, vorrei delle munizioni però, posso? Paura che questi suoni che fanno sta affare. Oh, munizioni, ali di cera, sembra un oggetto fortissimo ma non mi interessa. Mi metto lo scudino. Non mi fidavo di muovermi. Perdonate. Ma che cazzo di stanza di me. L'avrei cambiata prima del boss comunque.
No. Sorry, Kiddo. Vediamo se troviamo altre armi, qua no. E altre munizioni, qua no. Sono forti le tartarughe, eh? Visto che devo cambiare arma per il boss. Oddio, ma in realtà forse non dovrei. Se faccio del mio meglio, forse non serve. Fai un respiro profondo. Eviti danni di avvelenamento. Uno strumento utile e anche vagamente inquietante. Dai, io. Guarda quanto sono incazzate le... Madonna da contatto. Ah, l'abbiamo trovata. Questo cambia tutto. Questo cambia tutto. Cambia ogni cosa. Cambia ogni cosa. This changes everything. Ok. Ok. No, non è qui. È al piano di sotto. Sì, già vero. Sì. Sì, 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 sì. Sì. E abbiamo 4 perfect di seguito. Fatta.
non mi va. No, non voglio questa, voglio questa. Ah no, ah no, è la... allora devo. Ho frainteso gli sprite. Che ti fa un sacco ridere. Oh, eccoci. Tartarughe fortissime. Sono già al boss praticamente. Oddio, il boss potremmo farlo. Che ci frega. No, lo facciamo dopo che abbiamo potenziato l'arma. Che stanza di merda. Una buona percentuale di danni in più, eh? E non consumo neanche i proiettili perché ci pensano loro. Ma le tartarughe possono morire o sono 4 e rimangono 4 sempre? Ah, non ci ho fatto caso a un mantello, ragazzi. Sto pensando... No, no, in questa run sto veramente pensando ad altro. Sto veramente, veramente pensando ad altro. Non ho l'occhio per quello, ho l'occhio per non morire. Sono fortissime. Ok, dai. Andiamo. Andiamo dal boss. Poi vediamo. Rovinare tutto. Attenzione.
One round apart. Tutti i boss. No damage. Tutti li ho fatti. Tutti no damage. Orologio super rovente? Come si sblocca? È quello che penso io? Cos'è Lead God? Cos'è Lead God? Super Hot Watch in English. Ah, oh, Super Hot è il videogioco. Si è svegliato il best player di notte. Ma l'ho sbloccato per tutti i boss no damage? No, spero. Cioè, sarebbe bellissimo, ma... Per 5 perfect ti sblocca questo? Davvero? Anche se l'ho dato al tizio? Oh, è per i 5 perfect? Dovrete aver ricevuto un achievement per aver fatto tutti i boss? Dio del piombo! Ottieni 5 munizioni eccelse in una partita. Oh, capisco. Ok, fico. Molto fico, amici. Io spero valga la pena farti fare un giro, farsi un giro. Eccoci. Non è che vale molto la pena, in effetti. No. No. Quindi ora è Sleech time. Sono pronto. Che tra l'altro è il simbolo che abbiamo qui. Sì, no, mancava una stanza, ma non avevo interesse. Non possono prendere danno, cazzo. Stronzi. Stavo quasi riuscendo, ma... In quale velocità stai per questo video? Tartarughe sono incredibili. E ci sono le versioni demoniache dei nemici che sono più forti. Palesemente. Che infiamme, voraccio.
È tutto, per, tutto velocissimo. Posso non cambiare arma. Sadly. Sono in super focus, ragazzi, ma mi si incrociano anche un sacco gli occhi, cazzarola. No! Vabbè, ma il rimbalzo non me lo ricordavo. Mi stanno lanciando proiettili. Merda! Vedo 3 danni. 4 danni in un secondo! Che stanza schifosa! Vabbè, ci sarà un negozietto con dei cuori, no? No? Non c'è niente? Ammazza che inculata quella stanza. Ho capito che mi si incrociano gli occhi, ma il rimbalzo della maledizione era veramente zozzissimo. Non ho la testa per l'obliteratore. Sono a 4 ore di live. Purtroppo è una giornata no. E sono molto stanco. Ho purtroppo molte scuse logiche per oggi. Mio malgradissimo. Non ho armi da usare. Non ho munizioni. Devo usare la spazzatura. Ah beh, non è così male la spazzatura, dai. Però pochi slot. No, stavo leggendo la chat perché era finita la stanza. Ma cosa cazzo mi ha colpito? Era finita la stanza, cazzo! Datemi 3 con secondo, sono 4 ore che non mi fermo. Per favore. Un momento di ricarica vita. Ah, il black da raccogliere. Che palle, volevo solo un momento di tregua. Guardate quanto ho perso di HP. Cosa? Dove? Ma dai, ma c'era un danno da contatto invisibile! C'era un nemico rosso su sprite rosso! Che non... Che
volta Enter the Gungeon con gli sprite, eh? L'ho sempre detto, non smetterò mai di dirlo. Sia a terra che con i nemici. Non si fa. Danni da contatto, la mia vabbè, peccato, ero in focus per il Lich, ma adesso mi è passata. Mi è passata, perché bellissimi 5 eccelsi, ma li abbiamo buttati. 4 su 5 buttati, non mi interessa. Non ho più il vantaggio di prima, e quindi servirà una skill per vincere che non ho. Non ho perché sono stanco. Ragazzi, ho voluto far durare la live più di quanto avrei dovuto. Almeno abbiamo portato a casa una cosa speciale, ma non ci sono più. Mi dispiace. Non posso. Speravo che con gli occhi incrociati e il mood da focus potessi fare qualcosa, ma non basta. Io qua ho fatto delle schivate divine, ma più di questo non posso fare. Più di questo non posso fare. Stiamo freschi, stiamo. Non l'avevo visto, stavo guardando altro. Peccato. Se fosse successo una mattina post energia, o se avessi avuto meno di 700 stanze tutte diverse con nemici unici cattivissimi e un po' di sfortuna, secondo me la portavamo a casa. Odio perdere per stanchezza, anche se ho fatto errori umani per stanchezza, sempre stanchezza è. E sai che se fossi stato più fresco non sarebbe accaduto, e ti rimane per sempre dentro sta roba, ti rimane per sempre. Per sempre registrata, però. Che cazzo. Vabbè. Ehi. Ero stanco prima di cominciare, dopo 4 ore, figurati. Ci sta. Va bene. Non... Esistono modi per curarsi in questo piano? Non credo. Non esistono modi per curarsi. Vero? È finita. Grazie Kisara del raid. E allora basta. È persa. Però è stato figo, dai. Grazie del raid, ragazzi. La prima fase è molto semplice rispetto a... Ritiro tutto. Vabbè, sì, questa prima fase me la ricordavo più difficile. Non importa. Ma come lì c'è un merdone? Dite? Oddio! A me sembrava un trauma la prima volta che l'ho visto. Che figo. Madonna. Strane mosse. Oddio, che è sta roba? Che cazzo era?
Oddio, questo sarà impossibile. Che è sta roba? Che è sta roba? Che fa? Che fa? Che deve fa? Non lo so. Ah, ti giri intorno. Oddio, allora forse ho vinto. Mi sembra un po' un coglione. Ma è un coglione. Ma sono più difficili i fratelli. Che cazzo è sta cosa? Ah, ma era... Ma... È come il cuore di mamma. Ma non è difficile come... Non è mother. Io mi ero demoralizzato. Ho avuto una brutta giornata. Vi ho già detto che in real ho un sacco di problemi che vanno superati verso la luce, verso la felicità, ma... Ma io ero... Che c'è? Perché sub? Che faccio? Sparo. Adesso sparo. Non mi fa fare niente. Ah, devo andarlo a mirare. No. Pistola. Portata nel gungeon da un leggendario pistolero. Se i nemici l'hanno soprannominato così, non è per la sua abilità nel prendere la mira e sparare, ma è per via della sua peculiare abitudine di concedere il bis. Quando la sua arma è a secco, la scaglia contro il nemico e la sostituisce con un'altra presa. Furono oggetto passivo, mirini di ferro. Furono utilizzati una volta dal signore del sesto livello come protesi oculari, ma forse era solo per... Questi... Ma non potete immaginarci. Siamo colui che è diventato il Lich, è quello che è arrivato... Stiamo per scoprire la verità? Ma non è il passato questo. È il... Non posso sconfiggere il Lich con se stesso. È un paradosso. E ora uccidi il tuo passato. Ok. Quel Santa, faccio la power, Lolo, Tambo Factorio, Stanzo, Dark Fox, Anthony G. Pachea, Mr. Chopper, Golem, Clayon SDNT, Dai, Fuzful, Santa Luce, Dajavus, Fumaroccolo, grazie. Grazie. Ma quella passiva che fa? Questa arma base è molto forte perché è come l'M9. Impedisce a te stesso di diventare un Lich in pratica. Ma. E questo si sblocca solo perché l'ho fatto con Paradosso? Quindi altri PG non hanno peculiarità, ma lui sì. La passiva è la più... Se Rory spara più veloce. Ah, è vero! Che miseria. Ma a questo punto ma questo personaggio è sbloccato per sempre? O è una run che devi vincere dopo aver vinto quella col Paradox? No, comunque il Lich me lo ricordavo molto più difficile per la paura del mezzo cuore. Non è neanche il boss più difficile del gioco, cioè anzi. Ah, devo vincere? Perché come... altrimenti devi rifare la run con Paradox? Cristo.
Cristo santo. Veramente? Allora. Beh, oddio, in effetti è molto forte. Questo personaggio si sblocca permanentemente? O no? Se vinci, sì. Ah. Se vinci, sì. Se vinci, sì. Vedo doppio. Raddoppia temporalmente il volume di fuoco. Oddio, forse non mi interessa fare sta cosa. Non dovrebbe interessarmi fare sta cosa. Voglio fare questa pazzia, ragazzi, perché sto per andare in vacanza. Ve lo meritate. Ve lo meritate. Ruma era un attivo, non ricordo esattamente cosa facesse. Un mantellino. Spargati con lui è forte. Allora. Vediamo. Ok. Con lui vuoi tutte le armi? Beh, certo, perché lui è... Vediamo com'è. Sigilla i parassiti. Ah, perché lui non ricarica, tra l'altro. Bisdola. Non so se riesco a...
ottenere quello che vogliamo, eh. Arrivo. No, mi ha preso. Ma come mi ha fatto da... Vabbè, questa è abilità per cercare di usare il roll, vedete? Non bisogna... No, che palle. Oh, sono voluto essere avido per fare il figo con il roll alle 3 del... dopo 5... Madonna, ore. Vaffanculo. Che palle. Non posso perdere sta run. Non posso fare sta stronzata. Volevo solo fare un po' il vedere... Cioè, è che in chat mi continuate a dire: hai visto che fa la passiva? Hai visto che fa la passiva? E io mi sento un coglione, perché ancora non ho capito che fa sta passiva. Se non è il roll, intendo. Vabbè, niente. Niente. Piaggi, falle te 4 ore e 20 di live con la giornata che ho avuto io e poi vediamo se magari ti viene di fare un piccolo errore umano. Vabbè, dai. Niente. Non ho neanche ottenuto la chiave, quindi non posso neanche fare il piano extra. Sì, ma se non fai no damage al primo boss, non lo so, eh. Vabbè. Ok. Ok. E niente. Andiamo qua. Sì, no, le armi sparano strano, eh. No, non posso salvare la run. Questa se si perde, si perde, quindi... Volevo fare la run figa, mi è uscita quella da... da incoglionito. E via. Si porta a casa con soddisfazione, nonostante il malumore. Perché l'importante è risultato. Merda. Boh, l'arma base. Alla fine è vero, il roll funziona solo sull'arma base. Pieno di NPC sto gioco. Quest'arma è tremenda. Hai dovuto esplorare la passiva nella boss fight iniziale.
Ok, è completamente spaccata sta roba. Ma è l'unico PG che vorrei mai giocare, perché così scopro quali sono le sinergie delle armi. Cioè lui è talmente... lui è praticamente di lore, è incredibile, è... Mamma mia. Allora. Aspettate che scrivo una cosa. Ok, è difficile perdere la run con lui. Allora, aspetta, che qua. Ok, no, beh, perdere è difficile, cioè. Ah, sei talmente forte. Questa live doveva essere finita circa 2 ore fa, quindi purtroppo ho situazioni che devo gestire. Ma ah, carina lei. Chissà con cosa sinergizza lei. Vabbè, gli HP base non sono un problema, perché curarsi è facile ai piani iniziali almeno. Preferisco essere previdente. E devo recuperare tutto. Onore, no damage. Freddo che danno. Spar proiettili di graccio. Ah, quando subisci danni. Mannaggia. Chiave sprecata. Ah, è vero, però è un HP up. Avete ragione. Questo cazzo è forte. Non so dove si è incastrato, ho dovuto usare il coso, perché mi è smesso di muovere il personaggio. Ma è fortissimo sto PG. Broken as fucking fuck. Non ha senso. Come avere un trucco attivo. Grazie per avermi salvato. Siamo Bowler. Bowler per gli amici. Fantastica offerta per te, ce l'ho. Incontriamoci al varco. Oddio. Questo è un altro modifier pazzesco.
Sì, è vero, mi sono fatto un gran culo per sbloccarlo, quindi sì, è sbloccato, che sia sbloccato ha senso, però è tanto, cioè, è tipo la cosa che avrei sempre voluto, vedere le sinergie, esplorarle per scoprire cosa vuoi e cosa non vuoi. Non è possibile! Ammazza! È la prima volta che un fungo mi colpisce. Giustamente. Ma anche con la sinergia fa schifo. Proietti nemici. Ah, è quella di Cowboy Bebop. Sì, me la ricordo. Rallenta proietti nemici. Beh, speriamo non faccia l'effetto flashlight. Mi dispiace che non sto interagendo tanto a voce, amici. E io mi trovo completamente stordito adesso da tutto, dalla stanchezza, dalla concentrazione, dal non voler fare male. Ma... che cazzo è successo? Ma appunto sono... storditissimo. È vero, con lui puoi provare tutte le armi, perché nessuna farà davvero schifo. Visto che i creativi avranno pensato a una sinergia che la rende decente, anche la più merdosa, no? Con lui vorrei la salsiccia lì, la polpetta. No.
Michele, bastava premere il tasto di schivata. Non so, sembra una cosa figa. Sono proiettili più grossi? Aumenta i danni a distanza ravvicinata e sinergizza con il... Oh, madonna santa. Beh sì, non che io voglia potenziare quelli... Cioè, non ci andrò a distanza ravvicinata, però. E avrei un cuore in più, non fossi un cretino. Ok. È un proptosis, esatto. E ora siamo al terzo o al secondo piano? Non mi ricordo. Al quarto. No, sì, al terzo o al quarto? Al quarto, ok. Vediamo un po' come arriviamo, eh. Cazzo? Che è sta roba? Che cazzo? Oddio! Il muro mimic! Barattolo di api pungono. E vabbè, pensavo che avesse un po' di cooldown da un attacco all'altro sto coso. Ok. Bellissima la sinergia che richiama me stesso praticamente. Voglio tutto ormai, che mi frega. Con sto PG, protobomba, carica di potenza. Produce una bomba durante la rotoschiva. Carino. È vero, è proptosis. Sono grossi i proiettili adesso. Carino. Vediamo. 124, 91. Paradox, sparachiodi.
cazzo di stanza è? Sembra una stanza dell'ultimo piano del Lich. Andiamo, andiamo. Easy. Arma prodigio. Ok, l'ho mangiato. Doppio e massiccio. Va bene, sono pronto. Adesso ho capito perché c'era il 10% sul trofeo dei 5 Chelsea. È molto chiaro il perché c'era l'Eccelso al 10%. No, beh, magari succederà qualcosa con l'uovo, no? Non lo so. Magari maturerà dentro di me e diventerà un alien. Quindi se ora bevo la bevanda mi fa il doppio laser l'uno sopra l'altro. Sì, madonna. Mamma mia. Ecco di nuovo gli sprite che fanno danno, ovviamente, figure. Ruba tutto. Sì, ma che sta succedendo? Ma queste sinergie non hanno senso. Alcune veramente non hanno senso. Guarda, se uso un doppio qua non credo di potermelo permettere. Ovviamente, figurati. Vabbè, qua sto facendo di nuovo lo sgargiulo per fare test, ma perché è tutto rotto. Io qui volevo un cuore, onestamente. Dai, dammi il cuore. Grazie. Forcone maledetto sinergizzato. Ah! Fa più danno così. Il forcone costa 34.
Vediamo un po' che fa. Ok, ok, non devo fare il cazzo. Sì, è la materasu praticamente. Vabbè, non è così forte da meritarsi una maledizione come questa cosa. Mi trovo più a mio agio con armi molto più tranquille. Anche l'arma base è talmente forte che... Dai, stiamo facendo bene, brutalmente. Secondo me il roll funziona anche con altre armi a volte. Peccato che sono nemici a cui affari. Cosa cacchio?
dopo. Magari mi cura. Niente fabbro. Niente forgia. Guardiamo. Ah, sì, è doppia sinergia. Vabbè. No, in realtà no. Perché... l'arma riproduttiva del guardianeta. O no? E ora so cosa è un guardianeta. C'è Zelda qua sotto. C'è Link. Ti aiuto io. Ah, aspettate. Aspettate. Questo non ci serve. E anche questo non ci serve. Ah, quindi rimuove la maledizione con la fontanella. Sarà figo questo, dai. Anima leggera ma cuori feriti. Oh no. No! Ma come? Ho trovato la chiave. Oddio, un mimic! Mi ha tradito. Alcuni proiettili diventano cannibili. L'energia magica del Gungeon ha trasformato questi proiettili in essere consenti nello stato. I proiettili mangiano. Cureranno? Spero di sì. Pensare di giocare a Polifemo, però in effetti ancora non l'ho mai fatto, ma se ti... cioè l'ho fatto solo due volte in questa run, ma se lo fai bene. C'è ancora qualcuno di vivo? Ah, lui. Sto fabbro, sto forgio non si trova, eh? Grazie. È costata cara. Munizioni esplosive, obliteratore capo, rompighiaccio, chiave, chiave, munizioni. Ah no, devo prendermi il proiettile. E prendo anche questo? Prendo anche il cosmo? Prendiamo il cosmino? Prendo il cosmo? Non prendo cosa?
Ah, devo andare al sesto piano? Non devo andare nel passato? Non sono mai stata più felice. Che fine faremo quando sarà tutto finito? Se faccio... Ah, devo fare il passato. Ah, ok, vabbè. Pensavo che fossero... Pensavo di poter fare entrambe le cose. Bro. Ok, allora andiamo. Dovremmo cavarcela abbastanza bene. Sempre lui? Sempre lui. Filazzo, dai. Madonna, il rock con la bomba mi fa cagare addosso. A posto. Ve l'ho detto che potevo fare altre 5 kill perfette se non ero un coglione con l'esplorazione delle passive, con le armi nuove, con la sparachiodi. Eccoci qua. Ok, quindi si va a fare il passato. Sì. Si passeggia. Sì, ho fallito solo il primo perché ho fatto il roll con lo sparachiodi accanto a un mob che non devo farlo. Cioè, non andava bene. Vado giù? Ah no, ok, è il passato. Ok. Ora questa è mia. Guardami, consapevolissimo. Inferno dei proiettili. Oddio. Non è quello che. Non è un normale passato. È il vero sesto piano. Cristo. Ok, fermi allora. Questo è il vero paradosso. Ma questi sono degli unlock più belli che ho visto in un roguelite, comunque, perché è una sequenza di cose fighissima. Cioè, tu uccidi il boss con un certo personaggio e ti sblocca un paradosso con cui poi... Bellissimo. Ma famo così, dai. Oh, quanti proiettili erano, molto calmi, eh. E non sono qua a prendere danni a caso.
L'ho già fatto nella scorsa partita. Questa era inschivabile. Maledetti. Questa è brutta forza. Sai dove mettermi il fucile? Non ho paziente per fare il giochino dello sparachiodi. Scusami, sembrava un Mimic, l'ho disintegrato. Riuscirò a trovare il boss prima stavolta o devo farmi tutto piano? Poverino, si è buttato giù. Che tenerezza. Come lo capisco? Non ha visto lo sprite, lo dico sempre anch'io. No, l'ho salvato. Uccidilo solo. Postino. È incredibile. Questi rimbalzano, non lo ricordo. Guardate l'inferno. Niente. Dice, guarda che brutto l'inferno con i proiettili che agonizzano nell'abisso. Che cazzo è quella roba? Solo una torretta. Solo una torretta. No, ma dai, ma ora rischio di perdere di nuovo. Vediamo, si capisce un cazzo. È difficile l'inferno, Non possono dropparmi un cuoricino? In teoria ho perso la maledizione, ma... Ok. Un cuoricino.
vabbè. Colpi che rimbalzano a casissimo. Alcuni sì, altri no. Che devo fare poi? E non potevo fare virtualmente nulla. Testa di cazzo di livello di merda. È meglio il lanciapianeti o l'elix? Bello, come sempre la chat. Elix, pianeti, proprio dei due opposti. I pianeti è a culo, lo so. Però, sapete, magari mi fa scudo. I pianeti è a culo. Oh, sentite, uso entrambi, vediamo. Ma oddio, ma è diverso? Non avrei mai dovuto dare l'obbligatore, adesso non ci ho capito un cazzo. Ok, non ci capisco niente, ragazzi. Ci sono due nemici. Perché ci sono due nemici? È diverso. Ho capito, ma c'è un limite alle cose schivabili in sto gioco. Fatto bene a non dirmi che era un boss diverso, ma non me l'aspettavo che era un boss diverso. Io ero tranquillissimo. Madonna che schivata. Per fortuna che non ho preso i danni doppi. E ora? Il suo passato ha due lici, solo che una è due danni doppi. Ragazzi, ce l'ho fatta in 5 ore di live. E potevo giocare molto meglio se non fossi stato così e convinto che fosse un boss normale. Guarda l'immagine. Ho un costume extra? No? Ma non li ho trovati più? A chiave 46. Corsa. Ma dai, corsa al boss. Non devi tradurre boss, Rush, localizzatore.
cosa figa. Minchia, ma che live abbiamo avuto? Bravi, dai. Qui è pieno di roba che costa un madonna. Costa veramente troppo, però. E ti pareva? Cambia il questo trofeo. Ok. Io ho voluto il Gunslinger per fare... fare il ratto. Che bello rivederti. Ok, se comincio una run non posso uscire, no? Ora esco, cioè c'è il pulsante subito all'entrata, giusto? Ok, non mi ricordavo più. Ah, ammazza. Ah, sì, finito il primo piano, ok. Ma scusa, ma... Ah, no, non lo sapevo. Pezzo di merda, non lo sapevo. La vendetta del becco. Cos'è quella challenge? Oddio, mi ha colpito... Era il boss. E il D20 cosa fa? Oddio, devo stare attento. Ah, quelle challenge sono attivate dal D20. Ammo spread. Ah, sì, vabbè, tanto era nuovo. Ah, ho capito. Maledetta ceramica. Ho capito, ho capito. Che figata. Vabbè, facciamo il piano e salviamo. Carino. Tira esplosiva. Okay. Così imparo anche. Carino. Allevamento di mini boboli. Ne spawnano tanto. Molti di più nemici. Vabbè, sì, va, fai un po' più sveglio. Attacco finale. Ah. È molto carino avere modifier ogni stanza e avere un premio dopo il trofeino. Il completismo di Enter the Gungeon è diverso da quello di The Binding of Isaac, ma in maniera originale e personale, ne sono molto contento. Vorrei tanto fare di riprendermi il mio cuore, onestamente.
Last Bullet Standing. C'è di veleno. Ah, mi insegue, ma mi danneggia, sì, certo. Perché ha veleno contro di me. Ma dai, no, è carinissima sta cosa. Mi piace un sacco questo modifier. Super frizzante. Bello. Cosa vuoi? Cazzo vuoi? Che Foreclose sia ancora sveglia dietro a questa live è peccaminoso. Eccoli. Stronzo! Non mi hanno colpito, no! Ma ridammi le mie cose! Ma scusa! Bellissimo comunque, davvero! Merda, ragazzi, il prossimo episodio di Enter the Gungeon sarà dopo le vacanze, ma sarà bellissimo. Cioè, Enter the Gungeon è appena migliorato un botto. È proprio migliorato. Scusate, che vuol dire? Ora posso uscire? Non mi ha portato al menu. Ah, ora posso uscire, ok. Ah, prima di entrare. Ok. Perfetto. Carina sta cosa. Ragazzi. 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 Che bella serata. Tombarolo completa il quarto livello 20 volte. Per farvi capire che abbiamo fatto praticamente 20 partite. Mamma mia, ragazzi. Grazie del supporto. Siete stati bellissimi. È tardissimo. Grazie, grazie, grazie. Grazie. E alla prossima. Fight. Notte. Ci vediamo domani.